Perché oggi, non so se lo sapete, probabilmente non lo sapete, ma lo saprete domani, eventualmente se siete in qualche mailing list, comitato o quant'altro. Oggi c'è un articolo sull'Espresso che dice che Legambiente fa gli affari con i casalesi. Ora, questo è un tema, come dire, è una bella bomba perché fatalità casca perfettamente nella giornata di oggi. Siamo in pochi, ma mi spiace perché mi sarebbe piaciuto capire un po' come nascono. E partirò da questo, sostanzialmente, no? Parto da questo, perché noi ci occupiamo di rifiuti di ecomafia dal 1994. Il primo rapporto si chiamava, poi arrivo subito al tema delle energie rinnovabili, si chiamava appunto Osservatorio Rifiuti e partiva da una inchiesta della magistratura che ha portato poi alla condanna, all'incriminazione della condanna di 200 persone. In quello che era poi esattamente la cricca di potere, diciamo così, attorno ai rifiuti, che faceva perno proprio sui casalesi e quindi sulla camorra. Quindi nasce lì la nostra storia come sul tema ecomafie. Negli ultimi 6 o 7 anni c'è nel rapporto ecomafie, ma forse pochino meno, negli ultimi 5 anni c'è nel rapporto ecomafie un settore dedicato, esplicitamente un capitolo dedicato alla infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nell'ambito delle energie rinnovabili. Quindi due parole perché lo facciamo? Lo facciamo perché noi pensiamo, parafrasando un vecchio spot da televisione, che far bene l'energia fa bene l'energia. Cioè, far bene le cose è aspetto importante nel fare le cose. Quindi, nella difficilissima operazione di discernere il grano dalla pula, perché dico difficilissima? Perché il settore dell'energia rinnovabile, come tutti i settori dell'energia, è un settore dove girano tantissimi soldi, quindi naturalmente è un settore vocato per interesse, per chi ha tanti soldi da investire, quindi per la criminalità organizzata. Nel suo difficile lavoro di discernere il grano dalla pula, si fatica e si rischia di andare a colpire interessi legittimi e interessi, diciamo, e di affossare quello che invece noi in realtà vogliamo sostenere, cioè l'energia rinnovabile. Non a caso, allora e soprattutto recentemente, il fortissimo attacco mediatico alle energie rinnovabili, che è un attacco per nulla disinteressato, ma molto molto mirato e molto, come dire, telecomandato, fa perno esattamente proprio sui casi di infiltrazione mafiosa e di sostanzialmente gestione malavitosa dei permessi in particolar modo che stanno alla base della realizzazione degli impianti di energie rinnovabili. Quindi, è molto difficile, come dire, attaccare le mele marce dentro un cesto laddove le mele marce sono usate dai nemici delle mele marce per cercare di buttare via il cesto intero. Nel momento in cui sei tu che per anni, per 30 anni hai cercato di portare avanti questo cesto, di riempire questo cesto. È un'operazione molto difficile, quello che noi abbiamo fatto fino adesso è stare sul pezzo, seguire tutte le inchieste della magistratura e renderci parte in causa, quindi presentarci come parte civile nei processi che hanno visto un paio di processi che riguardavano sia l'eolico e il fotovoltaico. Le principali inchieste fatte di infiltrazione della magistratura, e poi alla fine arrivo anche al tema di cui sono partito, insomma, sì, proprio dopo la fine, ma insomma, arrivo anche al tema di cui sono partito. Hanno a che vedere con l'eolico e con il fotovoltaico, dove l'esperienza di Legambiente, avendo anche mia diretta in realtà e da quello che emerge dal rapporto Ecomafia, fa perno su una figura centrale che è una figura nel campo delle energie rinnovabili simile a quella che c'è nel campo dei rifiuti, cioè il cosiddetto facilitatore o factotum. Per realizzare un impianto di energia rinnovabile servono alcuni elementi di base. Serve un nulla osta istituzionale, serve un'accettazione da parte della comunità dove si instaura quell'impianto che è pur sempre infrastruttura, l'accettazione è sempre più difficile per la verità, e servono i capitali sicuramente, serve come dire, rapidità e facilità di gestione. Il processo infatti autorizzativo è un fattore centrale nella redditività di questi impianti. Siccome abbiamo avuto in Italia, soprattutto nel campo fotovoltaico, in alcuni casi, in alcuni momenti, redditività industriali dell'investimento pari vicino al 25% del capitale investito, okay? Voi capite che parliamo di 500.000 impianti realizzati in Italia in tanti anni, di cui 490.000 impianti
piccoli domestici, ma 20.000 miliardi di una certa importanza, abbiamo tantissimi miliardi di euro che prevalentemente sono stati investiti da italiani e da fondi stranieri in Italia, che sono rimasti in gran parte, perché se ne dica, in Italia come resa complessiva, come letto complessivo, e che quindi hanno reso, rendono miliardi di euro di rendita, qualche maniera di interesse attraverso gli incentivi ogni anno. Quindi una fetta grossissima, un interesse molto grande, dove appunto la differenza può farla la vegetazione. Sappiamo che nel campo dell'eolico, per tutta una serie di motivazioni che divergono da paese a paese, da comune a comune, da provincia a provincia, da regione a regione, ci possono passare anche 2 anni o 3 anni dal momento in cui io presento un progetto industriale e realizzo questo progetto. Cioè finisco l'iter autorizzativo. Ora, sapendo che i progetti possono essere di svariati milioni di euro, è evidente che un fondo che investe in Italia 1 milione di euro blocca quella cifra per quell'investimento per 3 anni, ha un costo finanziario di mancato guadagno di quei milioni investiti lì molto rilevante. Questo costo finanziario va ricaduto, fatto ricadere nel progetto del business plan complessivo del progetto, ed è evidente che quindi quel progetto potrebbe non essere più interessante appunto dal punto di vista industriale per chi investe in termini di fondi di investimento, se ho un onere finanziario iniziale troppo grande. Quindi questo onere finanziario è funzione dell'iter autorizzativo, della rapidità dell'iter autorizzativo. Ecco quindi che l'iter autorizzativo è la chiave per rendere vincente e profittevole o non profittevole un investimento nel campo del genere, come in altri casi, ma in particolar modo in questo del campo di cui parliamo oggi. È lì che si inserisce la figura dell'intermediatore. L'intermediatore, soprattutto per quanto parliamo dell'intermediatore per l'attività organizzata, in questo caso oggi, ma è una figura abbastanza a tinte fosche in generale in alcuni casi, poi vi racconterò un po' di esempi se volete più avanti, è quello che per esempio dalle intercettazioni della magistratura dice ha pagato magari la festa patronale del paese, ha pagato le spese per la squadra di calcio, si fa conoscere, è conosciuto il territorio, agevola, unge le ruote affinché poi le varie istanze comunali e provinciali vadano velocemente. L'intermediatore è quello che conosce i proprietari di terreno, l'intermediatore è quello che fa in modo, per esempio, che il proprietario di terreno venga disponibile il terreno all'investitore, magari non volontariamente, magari perché gli conviene farlo, magari sotto minaccia, cose successe. Magari l'intermediatore è quello che ha i contatti in regione, che fa in maniera tale che la regione poi dia l'approvazione laddove esiste un passaggio, spesso nelle opere c'è un passaggio autorizzativo regionale quando non direttamente una valutazione di impatto ambientale. Cioè l'intermediatore è quello che agisce nei vari gangli autorizzativi, fa sì che non ci sia protesta popolare perché magari si fa sapere che la tal pala eolica è del tal tizio che ha finanziato magari la squadra di calcio locale, che ha finanziato la festa patronale, eccetera eccetera. Quindi è il perno della situazione. Solo quando il processo è tutto chiaro, tutto è oliato e tutto è pronto, solo a quel punto l'intermediatore che non ha i capitali, okay, ma che millanta, diciamo così, di rappresentare anonimamente qualcuno, solo a quel punto tira le fila e porta diciamo, quello che è il progetto in pancia, okay, e lo vende, lo cede all'investitore, che in alcuni casi, pochi ma significanti, è un mafioso, è una società riconoscibile a un gruppo mafioso. Il caso di Messina Denaro nella provincia di Trapani, che è stata la provincia con maggiore infiltrazione da questo punto di vista, ma in generale l'eolico diciamo sviluppato in un paio di casi nella provincia di Trapani, in un paio di casi anche sicuramente nel crinale tra la Campania e la Basilicata, e soprattutto diversi esempi nel caso in Sicilia, eolico e anche fotovoltaico, la modalità è la medesima, sono stati appunto vicende che hanno avuto questo tipo di figura legata a appunto clan mafiosi che agivano in questi termini. Questo per quanto riguarda la criminalità organizzata. Quindi si è creato a un certo punto una situazione paradossale per cui se tu volevi investire economicamente in Sicilia, seriamente, avendo dei soldi puliti nell'eolico, facendo qualcosa di utile, okay, non lo potevi fare perché passavano solo i progetti che erano nei terreni di tizio, che erano presentati dalla tal società, quindi si creava un inquinamento sostanziale dei percorsi legali
giuridici, per cui sì, qualsiasi cittadino in teoria poteva accedere alla possibilità di accedere alle energie rinnovabili in un piano che è noi caotico nel caso della Sicilia, perché comunque era legittimo, mettiamo un sistema di incentivazione nazionale, ma in realtà questo sistema era pregiudicato perché chi seguiva i canali principali seguiva quei 3-4 anni quando gli veniva approvato il progetto, quindi decadeva poi l'interesse o comunque la possibilità di fare, mentre chi era amico degli amici aveva un'introduzione immediata e quindi con le spicce andava a segno nel suo intento. Che cosa succede invece in Veneto? In Veneto succede, a livello non abbiamo notizie di noi come legamento non abbiamo notizie di capitali mafiosi che abbiano investito in Veneto, un po' perché è logico pensare che i capitali vadano dove c'è maggiore redditività. Per quanto poco, un posto come Sicilia, dove hai il 50% di sole in più rispetto, o 40% di sole in più rispetto al Veneto, e también a costi uguali di investimento, è chiaro che insomma, conviene investire lì in un campo fotovoltaico, magari perché hai già più relazioni, c'è più contatti, territori, terreni, insomma. E un po' perché il vento non c'è, quindi l'eolico non è un business, insomma, sostanzialmente non c'è notizia di capitale. Però la modalità di procacciamento dell'installazione, che è una modalità legale, ok, è però comunque borderline, perché è molto simile a quella della Sicilia. Cioè qui magari non c'è, come dire, l'agevolazione, la sponsorizzazione, i soldi che girano magari per facilitare, però c'è sicuramente la figura dell'intermediario, che è la classica persona che ha un progetto e che io personalmente ho visto soprattutto nel mondo delle biomasse, ma non solo, anche nel mondo del biogas senz'altro, e anche nel caso del fotovoltaico, gira, fa il giro delle sette chiese, quindi va di comune in comune, ok, vedendo quale comune gli autorizza quel progetto. La motivazione per cui che porta in pancia è sempre quella del posto di lavoro, quella del forse di lavorare nelle aziende locali, quella di fare bene all'ambiente, quella di magari di lasciare una piccola quota del reddito ai comuni, cosa che poi ha creato, diciamo così, una sostanziale diritto, potremmo dire una specie di ius prime energie da parte delle istituzioni, per cui qualsiasi cosa tu faccia adesso, anche se tu fai un impianto solare di una certa dimensione o un impianto mini idro eccetera, il comune si aspetta che tu gli dai qualcosa come istituzione. Questa è una cosa, una specie di pizzo comunale che come logica non ci siamo proprio, da questo punto di vista non ha senso, perché un'idea nasce come compensazione ambientale quando la valutazione ambientale deve essere congrua rispetto a un eventuale danno. Se c'è una valutazione di impatto ambientale che dice che il progetto è positivo per l'ambiente, non si capisce quale deve essere la compensazione ambientale per i comuni, visto che poi magari l'energia non è necessariamente legata a questo comune, eccetera. Conta un po' di battuto questo delle compensazioni per il comune. Però attraverso questa cosa della compensazione ambientale, che poi ha un po' drogato un po' il mercato, e che, se volete, è una specie di pizzo legale che non c'è in Sicilia ma c'è in Veneto, questo giro delle sette chiese, prima o dopo quell'impianto veniva piazzato. Quindi era il caso di per esempio di molte centrali a biomassa, e questo è diciamo, il settore più critico, diciamo, in Veneto, nella zona del Porto Liguorese, per esempio, dove sono tantissime centrali, 4-5 centrali a cippato di legna. E dove c'è, io stesso ho conosciuto almeno 3-4 persone che di professione facevano questo, e uno diceva: perché lo fai di professione? Perché una volta che ne piazzi uno si è messo bene. Per capirci, insomma, la percentuale che veniva chiesta per l'autorizzazione di centrali a biomasse, che si aggirava tra i 500.000 euro e il 1 milione di euro a megawatt autorizzato. Okay. Cioè, i primi anni, quando c'erano forti tariffe, cioè si parlava che io piazzavo uno di questi impianti e mi prendevo di percentuale, sviluppavo, cioè faccio lo sviluppatore, okay? Cioè quindi
porto avanti con una società di scopo piccolino, SRL da 10.000 euro, porto avanti la domanda, la richiesta, porto avanti i contatti con il sindaco, con chi devo portare avanti, autorizzo, mando avanti le autorizzazioni in regione, eccetera, eccetera. Quando ottengo l'autorizzazione, non sono io che faccio l'investimento, ma vendo l'investimento al vero proprietario che fino a quando non si è esposto e che appunto compra per 500.000 euro il progetto e lo realizza per 5.000 euro. Quindi era, come dire, un'attività assolutamente legale, in verità, però, come dire, un po' al limite diciamo, una zona d'ombra sostanzialmente non particolarmente edificante, anche perché poi sul piano strettamente personale, in mezzo a tante brave persone, c'erano anche tantissimi commerciali che vendevano patate fino al giorno prima, avevano capito questa cosa, e gente con pelo sullo stomaco si è messa a vedere appunto centrali energetiche e con competenze tutto sommato magari contenute e millantando una serie di cose. Tornando a bomba e poi per concludere un po' questo mio primo intervento, questa mattina nasce una, lo dico perché appunto penso che sia importante affrontare il tema, ci arriva un'email, ci arriva un'email a me, a Gigi, domani c'è una riunione, c'è un'importante iniziativa di comitati di tutela del territorio a Venezia, una manifestazione. Qui noi andiamo, arriva un'email da un comitato, da una rete di comitati contro il biogas e contro la biomassa, che non condivide con la posizione, cioè solo sono contrari a ogni tipo di combustione, e quindi non è la nostra posizione legale. Noi siamo fuori a certi impianti di biomassa e a certi impianti di biogas. E dicendo che noi siamo fondamentalmente dei venduti, delle persone con cui non vogliono partecipare a questa iniziativa, che siamo dei doppio giochisti, e che poi guarda cosa succede, e c'è un link all'articolo dell'Espresso, Espresso che era uscito un paio d'ore prima di questa mail, quindi insomma, o leggi, questa persona legge l'Espresso alle 8 di mattina quando esce tutte le settimane, ovviamente qualcuno gli aveva detto guarda vai che c'è l'articolo che... E questo articolo dove nasce? Nasce dal fatto che qualche settimana fa, in occasione della settimana internazionale dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti, Legambiente a Latina, un ciclo di Legambiente a Latina, aveva organizzato un convegno con il vicepresidente, in cui c'era anche Confindustria. Il delegato di Confindustria Latina per i rifiuti, il vicepresidente di Confindustria locale, si chiama Tormenta, si chiama il cognome? Tempesta. Della famiglia Tempesta. Ci dicono, ci danno questo nome, viene il signor Tempesta. Dopo un po' di tempo, il giornalista che oggi scrive l'articolo sull'Espresso, che firma l'articolo sull'Espresso, che scrive, che è una firma, diciamo, del Fatto Quotidiano, Paladino, ci chiama Beppe Ruggero, che è esperto di ecomafie, di Legambiente, giornalista di Rai, della Rai, e autore di Beautiful Country, film sui rifiuti nella zona di Casal di Principe, e dice: ma guarda, Legambiente invita un casalese a un dibattito. Non si capisce, ma viene fuori questo signore, è figlio di un imprenditore che 20 anni prima è stato condannato in questa vicenda di cui vi racconto, da cui sono partito, sono partito da di là dal 94, di questa vicenda che poi portò 200 persone in galera, condannati in tutti i gradi di giudizio, quindi anche in cassazione, di persone che avevano a che fare con il famoso Sandokan, cioè questo capo di Casalesi, vendevano rifiuti all'azienda di Sandokan, quindi sono rifiuti che sono finiti nei famosi roghi, nelle discariche abusive della zona di Aversa, e di cui poi hanno fatto l'iniziativa la settimana scorsa proprio. Quindi dice: ma come? Nel 94 Legambiente, che è parte in causa, che si è costituita parte civile in quel processo che denunciò attraverso appunto lo sottotitolo dei rifiuti, il rapporto sui rifiuti ecomafia nel 94, da lì nasce tutta la storia ecomafia, adesso, 20 anni dopo, invita il figlio ad un dibattito. Il ciclo di Legambiente verifica, fa la sua verifica, viene fuori che è vera questa cosa e chiede a Confindustria di chiamare un altro nome, quindi togliamo quel nome dal cartellone. E diciamo al giornalista: guarda, che noi non sapevamo che lui fosse figlio di. No, non lo sapevamo. Fa: non è vero, lo sapete perché lui è in affari con AzeroCO2. Chi è AzeroCO2? AzeroCO2 è un'azienda con la quale ho collaborato, ancora anch'io, e è un'azienda promossa da Legambiente, Kyoto Club e all'Istituto di Ricerca Ambiente Italia nel 2004, quando
tutto è un po' fermo, cioè non faccio tutta la storia del mercato rinnovabile, del risparmio energetico, ma insomma tutto è un po' fermo, si disse, ma è inutile che continuiamo a predicare a 30 anni, ci serve qualcuno, uno strumento che non sia l'associazione, ma sia un'azienda, ok, che fa le cose da azienda, ok, che trovi capitali da investire e fa, e smuova la Green Economy, investe nel rinnovabile, investe nel risparmio energetico, perché se aspettiamo i grandi player, per capirci, l'Enel tiene tutto fermo, non è suo interesse che questa cosa decolli in Italia. Serve qualcuno che rompa le palle, diciamo, nel mondo dell'energia, che poi magari diventi un'azienda che fa economia, fa business nel mondo della green economy, da questo legalmente può richiamare un reddito che la può rendere finalmente indipendente da ogni finanziamento, sponsorizzazione privato, finanziamento pubblico, sarebbe il nostro sogno, cioè trovare quel minimo di reddito che stiamo in piedi da soli, quindi la situazione è, come dire, molto meno legata ai vari bandi, progetti, eccetera, con la quale comunque dobbiamo fare affidamento per pagare le bollette. Questa è l'idea, no? Nel Zargiudo ha trovato tante difficoltà, ha fatto tanti meriti, tante cose, però insomma alla fine vivacchia, e una delle cose che aveva cercato di fare era di sviluppare nel mondo delle biomasse la produzione di biogas da reflui zootecnici, non da produzione di mais. Quindi, diciamo, riportare l'origine del biogas, cioè usare gli scarti della produzione agricola per fare biogas e con la riparte residuo, quindi il digestato, tornare a fare compost, cioè quindi comunque chiudere sempre comunque il ciclo agricolo, ma mettendoci in mezzo la produzione di biogas per sostituire quello che normalmente è il combustibile utilizzato in agricoltura, che è il gasolio agricolo, che è molto più impattante. Ora, questa è un'operazione che molta parte del mondo ambientalista non condivide, cioè un mondo legittimo che ha una visione contraria al biogas e alle biomasse, non è questa la nostra visione, noi in particolare con questo tipo di impianti ci piacciono e un paio di casi in tutta Italia siamo riusciti a andare oltre quelli un anno, due anni, tre anni di autorizzazione, mille difficoltà e siamo riusciti a farli. In provincia di Latina, ZCO2 ha promosso un'azienda che è per il 49% fatta da Esco Lazio, un'azienda a controllo più o meno pubblico locale, e l'altra azienda si chiama MAG, un'azienda di cui il presidente è questo Tempesta, che è un'azienda di smaltimento di rifiuti che lavora nel consorzio del bacino dei rifiuti di Latina. Prima di fare l'1% è tenuto da 0CO2. Perché? Perché 0CO2 con quell'1% ha detto, signori, volete che facciamo questa cosa? Benissimo, la facciamo, ma io esprimo il presidente e io decido come funziona la cosa. Questa società, cioè mi tengo l'1% per decidere, nonostante non abbia capitale fondamentalmente nel capitale sociale, ma io decido la governance di questa società. Perché? Perché siccome io rappresento l'ambiente, voglio sapere cosa va a finire in questo digestore, che tipo di rifiuti, voglio avere io la decisione con impatto parasociale, cioè io insieme all'ambiente decido che tipo di rifiuto e non quale cosa non voglio, per evitare quindi, cioè, che vadano a finire rifiuti industriali o altre cose, decido io il presidente. Okay? E soprattutto faccio un patto parasociale per cui se tu MAG o altra azienda cedi parte di quote della società, oppure a gente che è diciamo, sotto inchiesta per in temi di smaltimento di rifiuti, ecomafia e quant'altro, vai a finire in un'inchiesta per qualsiasi motivo, alcune persone o il tuo rappresentante legale viene coinvolto in qualsiasi tipo di inchiesta, tu vieni legittimamente dal presidente escluso dal capitale dal progetto dell'azienda. Cosa non prevedeva il patto sociale, che non immaginavamo, è che tu possa rispondere dei reati che tuo padre ha avuto anni prima. Cioè noi non sapevamo che questo Tempesta fosse figlio di cotanto padre. Tanto più che legalmente era andata in prefettura, in questura, aveva fatto le check in questura la prefettura ha detto guarda vai tranquillo, finita penale pulita, non ci risulta niente, stai tranquillo, vicepresidente di Confindustria, potete fare una società con lui. Questo signore c'è... guardato bene dal dirci che suo padre aveva, infatti forse ci tuteleremo per diciamo, danni di immagine anche nei confronti di questa MAG, anche se è facile dimostrare che uno può essere colpevole di quello che suo padre ha fatto anni prima, a fine prova contraria, ma insomma, al di là di questo le colpe dei padri si cascano sempre sui figli. E quindi noi ci avevamo preso tutte le nostre diciamo, precauzioni. Cosa succede? Succede che quando questo giornalista ci chiama e ci dice guardate che voi avete fatto affari con questo, nel frattempo sono stati desegretati gli interrogatori del famoso Sanduca. Per cui su internet sono finiti tutti i testi di questi interrogatori che abbiamo chiamato in casa molte importanti persone, come sapete. E c'è anche il nome del padre, il signor Antonio Tempesta, che è appunto il padre di questo Tempesta della MAG. Quindi questo giornalista cercando su Google ha tirato fuori questa storia, per cui è venuto fuori A,
che automaticamente il figlio è camorrista come il padre, e che automaticamente Legambiente, che ha fatto una proposta, che ha fatto una specifica azione attraverso 0C2, che l'azienda tra l'altro partecipata direttamente, ma non di Legambiente, non solo di Legambiente, che detiene l'1% di quel progetto, è camorrista anche lei. Cioè, per sillogismo immediato, cioè, il titolo è con chi fa affari Legambiente con i camorristi. Le mail che girano nella gira è Legambiente e i casalesi, amici dei casalesi, cioè, quindi dire, tempo 3 ore siamo amici dei casalesi, noi che siamo, abbiamo annunciato la cosa nel 94 e siamo stati con minacce, tra l'altro chi era, si è scritto poi, ovviamente mi si lascia immaginare che tipo di clima c'era nel 94 rispetto a questa cosa in campagna. Ecco, questo per chiudervi, e stamattina siamo un po' abbastanza agitati su questo tema, e per dire come il tema delle l'ho riportato non solo perché di quest'oggi il tema, ma lo riporto perché è il tema biomasse, quindi centrale di biomasse, che probabilmente in questo momento è forse il tema con la maggiore capacità e possibilità di infiltrazione. Perché? Perché ha a che fare con il settore dei rifiuti, e da sempre il settore dei rifiuti è uno dei business principali del mondo dell'attività criminalità organizzata. Quindi questo è un po' il link per cui vi ho parlato di questa cosa. Grazie l'informazione. Prego. Interessante, assolutamente. No, ma sì, credo, io avevo visto un'intervista al presidente dell'EM, c'è Scarone, sì. Lui ha buttato giù tutto, ha detto che non aveva niente, che le energie alternative non hanno niente. Ci ho sentito un'intervista proprio che non è tanto. No, ma era dall'altro giorno forse che è intervenuto proprio. Poi se volete perché fa parte di quello che dicevo appunto, di una complessiva attacco alle energie rinnovabili, to court, che usa anche le mele marce per dire è tutta mela marcia, ma dove dietro, ok, c'è ovviamente molto più marciume, cioè, come dire, è un attacco, direi, peloso, nel senso che è molto interessato, ed è un attacco molto virulento proprio perché in questo momento le energie rinnovabili stanno facendo veramente molto del male al business del carbone, del petrolio, eccetera. Hanno colpito molto duro, lei ne lo sapeva, tra l'altro, e questo però è un'altra storia che se volete poi vi racconto, insomma, di cosa è stato fatto tutti 15 anni fa, il decreto Marzano, le centrali a gas, tra l'altro ce ne sono anche tre che nessuno, non ho mai costruito in Veneto, ma devono costruire un po' di vicino. È stata una storia interessantissima di come, perché adesso Enel ce l'ha tantissimo con le rinnovabili, nonostante abbiamo anche investito molto in rinnovabili, e come stia cercando attraverso tutta una serie di manovre più o meno o amministrative o giuridiche o politiche, che chi segue poi la cronaca spiccia di questo tema conosce, e stia riuscendo a bloccare un po' tutto il settore. Non ce la fa del tutto, quindi si preoccupa perché rischia di perdere molti miliardi, come ha già perso molti miliardi, e questo metterà in crisi probabilmente il settore bancario nazionale, e quindi questo è un po' quello, la preoccupazione poi del ministro Zanonato. Anche perché è difficile combattere la coscienza della realtà delle persone, dei cittadini, perché dopo i cittadini, anche a fronte della spesa, a carico di spese proprie, comunque si sta procurando l'energia alternativa. Certo. Perché ha capito che comunque investendo direttamente l'inquinamento c'è. Chi l'ha visto, sì, ma la signora e il signor Mario, la signora Maria, che non hanno fanno fotovoltaico a casa propria, ascoltano il giornale 1, 3, 3, 4, 5, 6 volte e ti dicono che l'energia costa un sacco di soldi, non è vero, punto di domanda, ti dicono così 3 o 4 volte diventa una verità, e che seconda verità, l'energia costa un sacco di soldi perché ci sono energie rinnovabili, se no costerebbe molto di meno. Questo è l'argomento. Però l'argomento... posso dire, io faccio impianti, sono idraulico, quindi per un mio piccolo io metto pannelli solari, quello che posso, impianti a bassa temperatura, tutto quello che posso, certo. Proprio stretto, e proprio in settimana sono andato da dei miei clienti che io ho già predisposto ancora 15 anni fa l'impianto tutto in bassa temperatura, hanno capito, a spese loro hanno fatto due conticini, hanno messo fotovoltaico, solare, e questi a fine mese l'Ener, chiaro che avrà le lacrime, certo. Certo, ma no, ma per fortuna dire, per di mezzo mi manca più, io ho detto la coscienza, no, delle persone, sì, poi va detto che siamo in Veneto, comincia siamo in Veneto, che è una regione leader a questo punto di vista.
vista, siamo a 80.000 impianti fotovoltaici, cioè siamo la regione insieme alla Lombardia più avanti d'Italia. È un caso anche un po' particolare questo del Veneto, ci sono sensibilità particolari. Però ha detto questo, poi non volevo spazio spazio. No, no. Però ha detto questo, sicuramente ci sono 80.000 famiglie e quindi centinaia di migliaia di persone che in questo momento usano l'energia fotovoltaica in Veneto, una regione non particolarmente baciata dal sole, e isola del Vernico, e le pompe di calore e una serie di altre cose. Quelli che non la usano, ok, al bar, sono magari persone che non hanno diretta esperienza per amici, parenti, eccetera, sta passando fortemente questa vox populi, certo. Che era anche la vox, lo stesso tipo di propaganda che si usava per il nucleare, per capirci, che è falsa, numericamente, completamente è falsa. Noi abbiamo fatto un dossier da pochissimo, i costi dell'energia.